Oggetto numero 4, risponde l'assessore Melasecchi, interroga la consigliera Fioroni. Prego, consigliera. Grazie Presidente. Assessore, oggi siamo a portare alla sua attenzione un tema cruciale in quest'ultimo periodo, ma da sempre, perché è 20 anni che si parla del nodo anzidetto in quest'ultimo periodo nodino di Perugia. Il tema delle infrastrutture in questa regione è un tema, scusate il gioco di parole, nodale, perché è uno di quegli interventi complessivi che necessitano una grande attenzione e una grande proattività da parte di questa giunta regionale per in qualche modo far superare alla nostra regione quell'isolamento che ha sempre scontato nel corso del tempo. Ovviamente il nodo di Perugia è per il capoluogo di regione, quindi per la città di Perugia, un'opera importantissima, ma anche per tutta la regione, perché sappiamo bene che quando si parla di nodo si parla di quello snodo, e qui ancora un gioco di parole, però così è, che si trova, che insiste nella zona di Collestrada, in cui la E45 nel tratto Cesena-Orte si interseca con il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, che prosegue poi con la strada statale 75 e la strada statale 3 fino a Spoleto. Quella zona è chiaramente una zona in cui, soprattutto in particolari orari della giornata, ma in particolare in situazioni anche di incidenti o di manutenzione, si creano degli appesantimenti di traffico in entrata e in uscita dalla città, sia per quanto riguarda il traffico cosiddetto nazionale che locale, importantissimi, che chiaramente insistono su una zona che è fortemente importante anche dal punto di vista degli insediamenti economici e commerciali della nostra regione. Provo a dare qualche tratto, pennellata, diciamo, del percorso di questa opera. Ricordiamo e ripeto che è da oltre 20 anni che si parla di questa opera, che nel 2001 il nodo, quindi l'intervento complessivo che riguardava il nodo di Perugia, la Collestrada, Corciano, era stato inserito già in una delibera CIPE, che è stata poi riconfermata con il recepimento, una delibera del CIPE stessa del 2006, nel piano preliminare sul quale la Regione aveva espresso parere favorevole, così come il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dei Beni e le Attività Culturali. L'intervento in oggetto, in particolar modo, realizzerebbe una variante alla E45 nel tratto tra la località Madonna del Piano, nei pressi dello svincolo di Mentebello, e lo svincolo di Collestrada, per uno sviluppo complessivo di circa 7 km, di cui 3,5 sotto il livello stradale, quindi sotto la collina di Collestrada. E la definizione del tracciato stradale, così come era stata anche individuata nel piano, è stata recepita negli strumenti urbanistici del Comune di Perugia e di Torgiano, ed era stata anche frutto di un confronto con gli enti preposti alla tutela ambientale, che avevano valutato l'alternativa come tracciato migliore, sino alla definizione della compatibilità ambientale. C'è poi da considerare che il piano dei trasporti regionali 2014-2020 recepiva la necessità dell'intervento che era stato programmato, soprattutto riteneva non procrastinabile il potenziamento proprio del tratto Madonna del Piano con le strade. E poi il Ministero, con la nota del giugno 2020, aveva espresso il proprio assenso alla progettazione definitiva da parte di ANAS, proprio della tratta Madonna del Piano con le strade, assegnando le risorse per la progettazione dell'opera. Io ricordo che in questa assemblea legislativa è stata votata una risoluzione, l'atto 910, in cui si impegnava la Giunta regionale ad aggiornare i valutari d'intesa con ANAS, ascoltate anche le istituzioni locali, le priorità progettuali in essere allo scopo di perseguire gli auspicati benefici per il territorio regionale e locale. Questo perché, Assessore? Perché di fatto è 20 anni che c'è la necessità di intervenire in quello snodo stradale. È 20 anni che chiaramente c'è un progetto
perché ha avuto un iter, ha avuto anche delle variazioni, ma in ogni caso in quella risoluzione questa Assemblea legislativa ha ritenuto di dover indirizzare la Giunta verso, impegnare la Giunta verso anche una rivalutazione della progettualità, perché essendo passati tanti anni ovviamente c'era comunque la necessità di fare anche delle indagini, delle valutazioni più approfondite anche rispetto allo stato del traffico attuale, alle modificazioni territoriali e quant'altro. Ora però siamo a un momento diciamo cruciale, perché abbiamo i finanziamenti, abbiamo un progetto, ora è necessario che si agisca perché? Perché la nostra città, la città di Perugia, il capoluogo di regione, ma anche tutta la regione Umbria, deve avere un'opera che in qualche modo fluidifichi il traffico, soprattutto in quella zona. Ricordo anche che la Giunta regionale a più riprese ha confermato di essere arrivata a una definizione della vicenda, anche perché sono chiaramente stati considerati, ascoltati anche varie voci che si sono espresse, opinioni espresse riguardo questa progettazione, sia dalle istituzioni locali sia chiaramente dalla società civile. E in una nota del 4 febbraio la Presidente della Giunta Tesei aveva ribadito che tutto era pronto per l'inizio dell'opera e che era necessario un tavolo con ANAS e le istituzioni locali, che a quanto pare poi si è concretizzato. È di circa metà febbraio la notizia che abbiamo appreso dagli organi di stampa che sono stati autorizzati i sondaggi geognostici e che anche sono iniziati i carotaggi. Tempo, consigliere. Concludo, mi avvio alla conclusione, Presidente. I carotaggi utili a progettare la galleria di 3,5 km. Per quanto detto, interroghiamo la Giunta regionale per fare chiarezza circa la progettualità che si attueranno anche in virtù di tutto l'iter che c'è stato dei confronti avvenuti, anche in base alla risoluzione che è stata approvata in quest'Aula, le relative tempistiche e se la stessa progettualità risulta aggiornata e rivalutata d'intesa con ANAS, ascoltate anche le istituzioni locali, allo scopo di perseguire gli auspicati benefici per il territorio regionale e locale e tutto il sistema viario regionale nel rispetto della sostenibilità ambientale. Grazie Assessore. Assessore Melasecche, prego. Il tratto della rete stradale principale, compreso fra Corciano e Collestrada, composto in parte dal raccordo autostradale RA06 Perugia-Bettolle e in parte dall'E45, costituisce uno dei punti più congestionati della rete nazionale. Nel quadrante sud-est di Perugia gravano infatti i traffici del tratto terminale del raccordo autostradale Perugia-Bettolle, il quale nel tratto urbano svolge una funzione di tangenziale di Perugia ed in questo tratto si sovrappongono il traffico di attraversamento di lunga percorrenza con numerosissimi migliaia di autotreni con quello locale e regionale in ragione delle funzioni di polo che la città di Perugia svolge quale città capoluogo di provincia e di regione. Qui si sovrappongono quindi gli indotti della direttrice Perugia-Ancona e quelli provenienti dalla strada statale 77 Val di Chienti attraverso la strada statale 75. Le conseguenze principali più evidenti sono in primis la congestione derivante dai raggiunti limiti di capacità delle infrastrutture anzidette che si manifesta ormai quotidianamente con numerosi fenomeni di accodamento fino al blocco della circolazione, nel caso di incidenti stradali, anch'essi molto frequenti per l'elevata densità veicolare e soprattutto in prossimità degli svincoli e dei tratti a forte pendenza tra Ponte San Giovanni e Perugia e per la disomogeneità dei flussi di traffico, visto che i traffici locali e quelli nazionali hanno approcci alla guida molto diversi, la cui commistione è acclarata come foriera di incidentalità diffusa.
Le ripercussioni negative della configurazione attuale della rete si riscontrano pertanto sia in termini di perdita di tempo per sovraccarico della rete che in termini di perdite economiche e sociali per l'incidentalità stradale, oltre che ambientale. La criticità costituisce un grave intralcio, in particolare allo sviluppo dei traffici e delle relazioni nella direttrice nord-sud Roma-Cesena e nella direttrice est-ovest Civitanova-Macerata-Perugia-Siena-Grosseto e risulta ancora più grave perché rende difficoltoso l'accesso al polo ospedaliero regionale di Santa Maria della Misericordia per buona parte della popolazione servita. Il problema della sistemazione del nodo di Perugia non riguarda quindi solamente l'accessibilità al capoluogo, ma è una criticità di livello nazionale oltre che regionale, interessando una viabilità strategica per l'intero paese e per l'intero territorio regionale. La direttrice E45 e E55 è ricompresa infatti da sempre tra gli interventi prioritari del paese, settore strade e autostrade, e da ultimo nell'allegato infrastrutture, 10 anni per trasformare l'Italia al DEF 2021. Su tale itinerario è in corso un eccezionale intervento di potenziamento e adeguamento da parte del governo. L'intervento originario complessivo del nodo di Perugia, strategico di preminente interesse nazionale, così recita la legge obiettivo, è costituito dalla variante al tracciato attuale dell'E45 nel tratto da Colle Strada a Madonna del Piano, di circa 7 km, e della variante al tracciato del raccordo autostradale Perugia-Bettolle da Madonna del Piano a Corciano, circa 14,6 km. Con il termine nodino di Perugia si intende, in gergo comune, solamente il tratto più breve in variante all'E45, primo stralcio realizzativo del più ampio nodo. Gli obiettivi dell'intervento nodino di Perugia sono sinteticamente il potenziamento del sistema infrastrutturale viario, la separazione dei traffici locali da quelli nazionali, il miglioramento della funzionalità stradale, la riduzione dei livelli di incidentalità, la redistribuzione dei flussi di traffico su un sistema di arterie più esteso e sicuro, creando un sistema ridondante che garantisca la continuità dei flussi anche in caso di criticità particolarmente rilevanti. Infine, il miglioramento ambientale del sistema urbano e periurbano perugino, in particolare dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico e del rumore. In linea con quanto previsto nella risoluzione atto numero 910 del Consiglio regionale, ANAS, da noi interessata preliminarmente alla vera e propria progettazione definitiva, ha provveduto all'aggiornamento del quadro ambientale e programmatico di riferimento, volto a verificare i cambiamenti intercorsi ed il reale stato dei luoghi. Questa fase preliminare ha visto il rilievo plano altimetrico dell'area in cui è stato individuato il tracciato stradale del progetto preliminare, nonché in corso l'esecuzione di una campagna geognostica e di caratterizzazione ambientale specifica, un rilievo e studio di traffico ed una campagna di rilievo del clima acustico per definire lo stato ante opera. Gli approfondimenti tecnici di ANAS hanno individuato all'interno della conferma del tracciato planimetrico già approvato dal CIPE nuove soluzioni di carattere altimetrico in corso di definizione che consentono un sostanziale miglioramento del progetto stesso. Il progetto in fase di studio prevederebbe quindi un'unica galleria senza emergenze prossime al bosco di Colle Strada, nonché ulteriori miglioramenti dal punto di vista dell'impatto ambientale sia sull'imbocco della galleria stessa tra lo svincolo di Colle Strada e l'omonima collina, che in termini di occupazione di suolo, con l'adozione di una sezione stradale tipo B, 22 metri, al posto di quella tipo A, 25 metri, e con la ridefinizione degli svincoli. La campagna di indagine geognostica in corso è fondamentale per la progettazione e la verifica delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche dei luoghi,
rispetto ai quali nel prosieguo dell'attività di progettazione sarà definita da ANAS anche l'effettiva sagoma e le modalità di scavo della galleria artificiale, prediligendo scelte con impatti ambientali minori. Si ritiene pertanto che gli approfondimenti prospettati da ANAS, informalmente discussi con gli enti territoriali principalmente interessati, Perugia e Torgiano, vadano proprio nella direzione della risoluzione del Consiglio regionale numero 910, al fine di consentire quindi a tutti gli stakeholders di convergere su una soluzione di natura migliorativa effettivamente percorribile. Tempo, assessore. Bene, ho una relazione che è un po' più lunga, per cui cerco di velocizzare. L'impegno di questa giunta è non solo quello di andare a realizzare il primo stralcio di cui abbiamo parlato, ma anche di sollecitare ANAS nella progettazione, nella revisione progettuale dello stralcio successivo, Madonna del Piano Silvestrini-Corciano. Per quale ragione? Perché lo ricordo, a differenza di quanto sostengono alcuni, diciamo, fronti del no, di negazionismo, devo dire, generale, la verità è che le gallerie di Perugia hanno problemi di tipo strutturale, perché ormai sono, dopo 60 anni, 70 dalla loro costruzione, presentano necessità di interventi di manutenzione molto pesante. Si stanno facendo degli accertamenti, ma è certo che da qui a mesi, anni, occorrerà intervenire con interventi strutturali pesanti e lunghi, per cui occorre velocizzare il nodino e il secondo stralcio al massimo, come mi sembra ormai ci sia una generale convergenza di tutte le forze politiche, di tutte le forze imprenditoriali che ci sollecitano in tutti i modi questo intervento. È, come ben sa la Presidente, che è informata costantemente dal sottoscritto, a breve un incontro, speriamo conclusivo, con ANAS e con i due sindaci, i quali sono stati invitati a in qualche modo proporre soluzioni ulteriormente migliorative dal punto di vista, diciamo, di opere complementari, che però, lo ricordo, per legge non possono superare al massimo il 2% del valore dell'intera opera. Su questo siamo ampiamente disponibili. Abbiamo ricevuto dal Comune di Torgiano una proposta, la stiamo valutando e entro breve andremo all'incontro conclusivo con l'ANAS. Grazie. La replica dell'assessore Fioroni, del consigliere Fioroni. Grazie Presidente. Assessore, io la ringrazio per questa, suo intervento, per questa sua risposta. Noi in quella risoluzione, come assemblea legislativa tutta, perché ricordo che era stata approvata all'unanimità, avevamo infatti in qualche modo voluto rappresentare qual era la volontà di accompagnare con un indirizzo e un impegno importante la Giunta nel percorso per intervenire in maniera concertata, perché chiaramente ci vuole la concertazione con gli enti locali e le valutazioni conformemente a quelle che sono le valutazioni progettuali migliorative migliori, chiaramente, scusate il gioco di parole, per far sì che la progettualità riguardante il nodo, e io parlo di nodo perché parlando di nodino bisogna parlare di nodo, perché poi il nodino è una prima tranche che necessiterà poi un proseguio con la realizzazione di tutto il nodo. Crediamo che la realizzazione del nodo sia un'opera primaria, sia un intervento che debba essere attuato proprio per velocizzare, per risolvere il prima possibile le problematiche di quel snodo, di quelle strade, di quel sito infrastrutturale, economico, commerciale, che chiaramente è uno snodo fondamentale per tutta la viabilità della nostra regione, non solo per la città di Perugia. E fa piacere che
prendiamo atto che, definito e indicato nella risoluzione, ci sia stata una rivalutazione, un approfondimento della progettualità stessa, affinché fosse possibile tenere in considerazione tutti gli aspetti chiaramente attuali e migliorativi anche del progetto stesso. Per cui speriamo veramente che l'intervento possa essere concertato nel tempo possibile, che possa avere una definizione sempre migliore e puntuale, affinché porti quel necessario sollievo a tutta la viabilità della nostra regione. Grazie.